Continuano in città le iniziative per ricordare l'ultimo scudetto vinto dall'Aquila Rugby 30 anni fa, era aprile del 1994, la meta decisiva di Danny Gerber in uno stadio plebiscito di Padova, gremito di tifosi neroverdi. Noi oggi abbiamo ascoltato due grandi protagonisti di quel giorno, Francesco Pietrosanti e il sudafricano Wim Visser. Ricordarlo dopo 30 anni è emozionante, nel senso che poi gli anni che passano magari non ci pensi più, poi quando vengono fuori queste manifestazioni che ti riportano un po' indietro nel tempo e quindi ricordi sì gli allenamenti, la partita, lo scudetto, ma poi ti trovi insieme a generazioni di ragazzi che hanno giocato, questo è impagabile, insomma. Racconto due cose, la meta di Danny Gerber, tra l'altro partita da un tuo recupero dopo la penetrazione di Massimo Alfonsetti, e lo stadio plebiscito che era praticamente lo stadio Fattori. Dunque la meta mi ricordo perfettamente, a parte l'abbiamo rivista anche ultimamente diverse volte, ma tutto nasce dal fatto, se la guardiamo bene, che Marcello Cuttitta aveva un po' timore di Danny Gerber, no? E quindi anticipava sempre un pochino. Ci siamo accorti di sta roba qua e abbiamo detto, beh, sai che c'è, se capita l'occasione, anziché seguire il senso del gioco, cambiamo direzione e vediamo che ci troviamo Gerber. Infatti Gerber era in ritardo e si è trovato a 2 metri da Danny e ha segnato. Un piacere rivedere dopo tanti anni Wim Visser all'Aquila, 30 anni da quello scudetto, che è stata una pagina bellissima per te e per il rugby dell'Aquila. Sicuramente è stato il scudetto del cuore, abbiamo giocato per le città e per i colori nero-verdi, è stata una giornata che non dimenticherò mai. Palla passata a Danny Gerber. Vabbè, la palla prima passata da Cicino a Troiani con mani veramente veloci, io ho drizzato la linea e poi Gerber è andato a finirla in modo spettacolare.